Bene, eccoci insieme anche oggi. Ci sono appuntamenti ricorrenti di cui teniamo in modo particolare. Tra questi sicuramente c'è la presenza in studio di Andrea Vettoretti, chitarrista di caratura internazionale, qua però in veste di direttore artistico del Festival Internazionale Chitarristico delle Due Città. Grande novità quest'anno perché dopo tante edizioni sull'asse Treviso-Roma, da quest'anno l'asse dalla capitale si sposta a Venezia, in particolare a Mestre, alla terraferma. Beh, allora, partiamo da qua. Partiamo Certo. dalla novità logistica e perché questa scelta? Beh, c'è stato un interesse naturalmente da parte del comune di Venezia e che ha accolto con grande entusiasmo l'idea di portare in Veneto il festival che, come sappiamo, si è svolto per 16 anni tra Treviso e Roma. Il Festival delle Due Città, che aveva comunque una carattura di tipo internazionale, un interesse nazionale anche dal punto di vista mediatico, che ci ha portato a essere conosciuti, insomma, come uno dei maggiori festival internazionali dedicati alla chitarra e alle sue contaminazioni in Europa. E quindi abbiamo deciso, attraverso questo interesse da parte del Comune di Venezia, di trasportare il festival nelle due città di Treviso e Venezia Mestre. C'è comunque un'idea molto interessante, che è quella della città metropolitana allargata tra Treviso e Venezia. Quindi poi, tra l'altro, mi sembra molto contemporanea la scelta di Mestre, come Assolutamente. location, Sì. rispetto alla storicità, al prestigio di Venezia centro storico, ma nel centro storico c'è un po' di tutto. Mestre invece è un momento di grande fermento. Devo dire che l'idea principale è quella di essere precursori di una città metropolitana allargata nella quale non si vede più la città come città con i suoi confini, le sue mura fine a se stesse, ma si allarga la possibilità anche per il pubblico, che tra Treviso e Mestre sappiamo dista circa 20-25 minuti, che in un contesto di grande città metropolitana sono spazi anche relativamente brevi, ma che concettualmente non abbiamo e che sicuramente sarà il futuro anche per tutte le altre città. Quindi essere precursori di un'idea culturale di questo tipo ci anche riempie di orgoglio. Un'idea di città metropolitana allargata, però arriviamo al cartellone di quest'anno. Abbiamo annunciato la novità, il cartellone naturalmente parte da Treviso, 5 concerti nel capoluogo della Marca, a cui seguiranno i 3 concerti mestrini. Si parte il 7 di settembre. Assolutamente. Allora, abbiamo come sempre una grande inaugurazione con la presenza quest'anno dell'attore Fabio Testi, con due eccellenti musicisti. Certamente, fra l'altro farà un programma veramente interessante legato a delle letture di temi d'amore in tutte le vesti e in tutte le circostanze storiche che hanno trattato fino ad oggi. Come sappiamo benissimo, fa parte della nostra umanità l'aspetto sentimentale, di passione, d'amore. Quindi tratterà questi temi insieme al nostro pubblico il Quindi 7 un'inaugurazione da settembre. gran soirée, insomma. Una gran soirée che si terrà al Museo di Santa Caterina, Che è il luogo deputato. assolutamente, appunto, che sarà il luogo dove si svolgeranno i primi 5 concerti a Treviso, appunto dal 7 settembre fino al 21. Allora, si inizia con Fabio Testi e poi come si prosegue? Poi si prosegue con un'idea che è quella tematica del New Classical World, che è un'idea che io da qualche anno ho introdotto, che prevede una caratterizzazione della musica che deriva dalla musica classica, ma che in qualche maniera rompe il paradigma della musica classica attraverso un'idea nuova di porsi con il pubblico, di porsi sullo stage, di porsi attraverso anche situazioni di luci, con un'idea musicale che arriva dal classico, ma si espande a tutto quello che ci circonda nel mondo musicale a livello globale. Ecco, Quindi prima di proseguire col cartellone, però a questo punto vediamo una clip dedicata proprio al New Classical World. Fra l'altro, se non ben ricordo, Wonderland, l'ultimo disco di Andrea Vettoretti,
ricomprende bene questa idea di sostanzialmente modernizzazione della chitarra classica, definiamola così. Assolutamente sì, sostanzialmente New Classical World nasce da Wonderland e adesso la sto sviluppando anche in vari contesti differenti e devo dire che molti artisti internazionali hanno accolto questa idea caratterizzando, diciamo, una sorta di nuovo movimento musicale. E adesso chi vedremo allora? Adesso vedremo Sergio Ercole, un chitarrista italo-australiano che è passato al festival ovviamente nella precedente edizione e che esegue una sua musica che ha questa idea di New Classical World. A questo punto la linea alla regia. Dire entusiasmante. Questo New Classical World, questo nuovo modo di presentare la chitarra classica, vedo che è strettamente legato al territorio. A scorrere il programma di Treviso, ad esempio, c'è Spagna, Armenia, Mediterraneo, Brasile, poi tango, flamenco, sia il tango sia a Treviso che poi nella parte mestrina, poi a Mestrina un concerto di flamenco, Napoli. Certo. È molto territoriale. Assolutamente, parte un po' dall'idea di una concezione classica che, come sappiamo, prevede uno studio globale sia dei periodi storici sia anche dei vari nazionalismi che hanno caratterizzato anche poi la musica locale di ogni paese.
per poi trasformarla attraverso anche composizioni proprie dei vari musicisti. Quindi sicuramente l'aspetto locale, tradizionale, folcloristico è fondamentale per partire come partenza per un'esplorazione diversa della musica che magari abbiamo conosciuto attraverso il tango tradizionale o il flamenco tradizionale. E quindi nasce il flamenco nuovo, la musica che caratterizza appunto il New Classical World, piuttosto che altre contaminazioni che vengono via via in una sorta di work in progress diversificate per arrivare al nostro pubblico. Tutti spettacoli chiaramente di alto livello, però una parola su Tom Kerstens, di cui sono diventato un fan dopo averlo conosciuto proprio al festival. Beh, Tom Kerstens è una delle maggiori figure internazionali dal punto di vista chitarristico, naturalmente. Sarà a Treviso il 13 settembre, fra l'altro in questo doppio concerto dove ci sarà lui e ci sarà anche il Talisman Duo con musica armena e una ballerina, Julieta Crusado, di grandissimo livello internazionale. E come si diceva, Tom Kerstens è anche leader del G+, che è un gruppo che è capitanato poi anche da Peter Gabriel, che l'ha appunto promosso con la sua etichetta. E quindi diciamo anche in questo caso un'idea di world che poi deriva dalla musica classica. E quindi anche in questo caso un New Classical World per eccellenza. E Tom Kerstens quest'anno ci proporrà un programma di musica dalla contaminazione spagnola. Per concludere, scorrendo velocemente il programma di Treviso, ricordiamo si inizia il 7 di settembre, c'è anche un passaggio sull'opera. Sì, il trio Rospigliosi dedicherà tutto un concerto alle danze e ai temi, ai grandi temi d'opera. Chi amasse l'opera sicuramente non può perdere questo concerto, che si svolgerà il 20 settembre, venerdì 20 settembre, sempre al Museo di Santa Caterina. Allora, grazie ad Andrea Vettoretti, chitarrista di chiara fama, nonché in questo caso direttore artistico di questo festival che organizza con il cuore, innanzitutto da 17 edizioni, Festival Chitarristico Internazionale delle Due Città. Quest'anno la novità è che la seconda città è diventata Venezia Mestre, quindi l'asse metropolitano allargato, come si diceva prima, tra il capoluogo della Marca e il capoluogo della Regione. A Treviso si inizia il 7 di settembre, ultimo concerto invece il sabato 21 settembre, saranno 5 concerti. Sede deputata, l'auditorium del Museo di Santa Caterina. Dopo la parte trevigiana, il weekend successivo si comincerà a Mestre. Grazie, buon lavoro e naturalmente, se non ci vediamo prima, ci vediamo l'anno prossimo per la 18ª edizione del Festival. Ma sicuramente in corso d'anno avremo occasione di reincontrare Andrea Vettoretti. Grazie. Grazie a voi. E buon lavoro. A presto al Festival. Alla prossima.